Innanzitutto oggi ho avuto il piacere e l'onore di conoscere personalmente il maestro Alfredo Daidone, un termitano che veramente credo che avrebbe meritato e meriterà di più. Un compositore, un musicista, che con le sue canzoni, con i suoi testi, con i suoi componimenti è riuscito veramente a far vibrare i cuori di chi lo ascolta. L'unico problema è stato che, secondo il mio modo di vedere, ma purtroppo è un dato oggettivo che dobbiamo registrare inevitabilmente, che Alfredo non è stato valorizzato, non è stato valorizzato come dovrebbe. Io personalmente devo dire, da un po' di tempo ho avuto l'occasione, sempre grazie ad Alfredo, grazie ai social network, di poter ascoltare alcuni brani di Alfredo Daidone. La prima sensazione che ho avuta è stata quella, magari io non sono un esperto di musica, è stata quella di ascoltare la voce di De Gregori. Mi è parso di sentire De Gregori, senza nulla voler togliere all'amico Alfredo, però veramente, credo che questi brani, in particolare uno, me ne sta a cuore, non me ne vogliano chi mi ascolta, non me ne voglia Alfredo, quello dedicato a Peppe Cacioppo, che è stato un mio caro amico, un collega e un compagno di avventure e direi anche di disavventure, da studenti prima e da professionisti dopo. Così come il brano dedicato a San Francesco, dove veramente questo senso di umiltà, questo senso dell'essenziale. Io sono fermamente convinto che Termini Imerese, e poi concludo, Termini Imerese possa ripartire, debba ripartire, non andando a cercare le grandi opere, non andando a cercare i grandi artisti di livello internazionale o anche di livello nazionale, e non certamente facendo populismo con artisti di discussa moralità. Termini Imerese ha il dovere di ripartire da quello che è il territorio, da quello che la mamma terra ha offerto e da sempre offerto e che offrirà a questa gente. Un sogno che è realizzabile grazie alle nostre forze, senza andare a cercare dall'esterno elementi che non sono strettamente collegati alla nostra terra, alla nostra storia, alla nostra cultura, alle nostre tradizioni. E credo che Alfredo mi chiedeva di intervenire dopo aver fatto un riferimento doveroso e piacevole alla sua attività artistica, a quelli che possono essere i progetti di Semplicemente Termini Imerese, che è la mia lista civica, il mio gruppo civico per Termini 2014. Ma Alfredo, o a chi ci ascolta, credo di avere già espresso quella che è l'idea di Semplicemente Termini Imerese. Non è necessario fare un excursus su quello che si vuole fare, quello che si potrà o si vorrà, si dovrà fare. Basta ascoltare e dare più credito, dare maggiore fiducia ai nostri concittadini, e sono sicuro che tutti gli ambiti, partendo da quello culturale e artistico, fino a giungere a quello delle politiche sociali, della pubblica istruzione, quindi delle nostre scuole, dello sviluppo economico tanto atteso dai nostri concittadini, basta dare maggiore credito a chi ha le capacità, a chi ha dimostrato di avere dentro il cuore la musica, e sono sicuro che insieme potremo davvero contribuire a realizzare un progetto di Termini Imerese normale. Grazie ad Alfredo Daidone, grazie ai suoi collaboratori, e speriamo, incrociamo le dita per un futuro che sia più colorito e più musicale. Grazie.